capitano del Liverpool, oggi primo pareggio dopo una grande vittoria contro il Celtic. Cosa è cambiato? Come mai avete faticato contro questi Galacticos che non sembravano all'altezza dei tuoi ragazzi? No, la squadra era un pochino più stanca, abbiamo avuto qualche problema con i cambi e la partita è stata abbastanza combattuta, i ragazzi correvano. Abbiamo visto un po' di nervosismo tra di voi. Cosa è successo? Soprattutto nel momento dei cambi abbiamo visto molta indecisione tra di voi, alcune polemiche. Sì, c'è avuto qualche problema con i cambi perché alcuni ragazzi non volevano uscire, però tutto è rientrato e... Forse è il caso di riproporre dirigente Saero Petrignani ad amministrare la panchina, o credi che non sia fondamentale? Sì, sicuramente abbiamo bisogno di una persona che ci gestisca un pochino, perché noi dal campo siamo poco obiettivi. L'obiettivo di quest'anno è la prima esperienza al Maracanã Cup, credi di poter raggiungere il primo posto o vi accontenterete delle finali? Vittoria, solo vittoria. Ciao Emanuele, alla prossima. Ciao. Salvatore, grande inizio per il Manchester City, seconda vittoria, oggi decisamente sudata. Cosa è mancato rispetto all'esordio? Il campo era in condizioni pessime, il pallone schizzava da ogni parte, abbiamo tirato poco in porta, abbiamo sofferto un po' troppo la punta avversaria che era molto fisica. Perfetto, Manchester City che si conferma ancora una volta squadra leader di entrambi i gironi. Rispetto all'altro anno avete alcuni cambiamenti, credi di poter arrivare alla Coppa anche quest'anno oppure sì, si sentiranno... Sì, siamo decisamente alla Coppa, aspettando anche il ritorno di Muccichini che prima o poi sarà di nuovo tra di noi. Ecco, Muccichini, è nominato Muccichini, grande attaccante, ma soprattutto ricordiamo Adriano Ciardullo, decisivo in varie occasioni, l'altro anno tornerà a giocare o no? È infortunato. Ok, lo trovo. Ha riportato una rottura dei legamenti della caviglia. Ci dispiace per lui, un saluto a lui, buon proseguimento, alla prossima. Bomber, più di 40 gol stagione passata, oggi ti sei confermato ancora miglior attaccante della squadra, ma soprattutto grande giocatore per i tuoi. Cosa è mancato oggi al PSG per prendere i tre punti? È mancato un pizzico di voglia, un pizzico di grinta, anche nella prima partita. Quest'anno abbiamo iniziato un po' così e così, un po' a rilento, magari stiamo godendo degli allori dell'anno scorso, siamo partiti un po' così e così, però la squadra c'è, comunque siamo un gruppo che per il 90% quello dell'anno scorso. Ecco, a proposito, abbiamo visto che nel reparto d'attacco manca Ercoli, sentirei la mancanza sulla fascia? Sicuramente Christian è un giocatore importante, rapido, veloce, infatti l'altro anno si è caratterizzato nel torneo perché è un gran giocatore, la sua mancanza si sente, purtroppo quest'anno non è dei nostri, è una grossa perdita, però speriamo di continuare bene, di andare avanti come l'anno scorso, soprattutto di divertirci. Alla fine è un gioco, un torneo dove ci divertiamo, passiamo un'oretta tutti insieme. Bene, speriamo bene. Che vada bene. Ultima domanda, abbiamo visto che spesso parti addirittura dalle difese, come mai questa... Perché questa... come la scorsa partita troviamo un po' di difficoltà quest'anno a arrivare facilmente davanti, quindi provo a abbassarmi un po' per iniziare la manovra, per iniziare... comunque di l'azione per vedere un po', perché siamo un po' a rilento come ho detto, ora vediamo se nelle prossime partite possiamo far di meglio. Perfetto, allora ci vediamo alla prossima, grazie Bomber, grazie. Ciao.